La ricchezza di una città non si misura sulla grandiosità dei suoi monumenti, tantomeno sulla magnificenza delle sue grandi opere. La ricchezza di una città, secondo noi, si misura sulla qualità dei suoi servizi sociali, educativi e sanitari. La ricchezza, insomma, si misura dall'esigibilità di quei diritti che appartengono alle fasce popolari più deboli, che se le sono conquistate in anni di lotte, non ci è stato regalato nulla, come ci hanno raccontato. Non abbiamo vissuto al di sopra delle nostre possibilità, come ci hanno raccontato. E ce l'hanno raccontato perché? Per fare i tagli e le privatizzazioni che avrebbero dovuto portarci in un'era di grande benessere. Quindi noi oggi abbiamo sempre più difficile l'accesso a questi diritti, a questi servizi. Soltanto i ricchi possono permettersi un livello di accesso ai servizi sanitari, educativi, che possiamo definire decente. Ecco, e in cambio che cosa abbiamo avuto? In cambio abbiamo avuto cose come questa. Il Ponte Nord, un ponte di vetro, acciaio e cemento, che serve per attraversare un torrente secco per la maggior parte dell'anno, costato 25 milioni di euro alla collettività, da una brillantissima idea dell'architetto Guasti di Forza Italia, realizzato dall'impresa Pizzarotti di Parma ai tempi della Parma da bere del sindaco Vignali. Ecco, pensiamo che una società che rende fattibile e sostenibile un mostro del genere, tra l'altro nemmeno utilizzabile, e rende invece insostenibile e dichiara la coperta è corta, non ci sono più soldi quando si tratta dei servizi alle persone disabili, degli ospedali, delle scuole. Ecco, pensiamo che una società del genere sia profondamente sbagliata. E quindi noi riteniamo che fare politica sia soprattutto questo, andare contro coraggiosamente alle politiche che tutto questo hanno determinato, il fiscal compact, il pareggio di bilancio, lo strozzare le amministrazioni per riuscire a ripagare un debito sovrano che non riusciremo mai a ripagare. Tutto questo ad appannaggio dei soliti noti, la coperta è corta, ma qualcuno al caldo ci rimane sempre. Ed è per questo che noi di Potere al Popolo ci siamo candidati, per provare a cercare di andare contro a questo stato di cose, per fare in modo che di nuovo andiamo a riconquistarci quei diritti e quei servizi che ci spettano.